Nell'estate 2019 era diventato l'incubo di molti ragazzi. Aveva infatti messo a segno rapine tutti ai danni di giovanissimi tra via Spinello, i giardini del Porcinai ed il Parco Pertini. Aggressioni anche molto violente. In un caso aveva infatti fracassato il setto nasale di un ragazzo. Adesso per il giovane di Bibbiena sono di nuovo scattate le manette ed è stato così ristretto ai domiciliari per scontare la pena di due anni e due mesi di reclusione. Per rapina e lesioni in concorso, ad arrestarlo sono stati i carabinieri di Bibiena che nelle ultime ore hanno svolto controlli a tappeto. Circa 100 infatti le persone in transito controllate dai venti militari impiegati per vigilare la vallata, soprattutto nelle ore notturne. I carabinieri delle stazioni di Poppie chiusi della Verna sono poi intervenuti in un'area del Corsalone per un furto di energia elettrica. Due titolari di un'impresa edile avevano pensato di alimentare un'area di vita a deposito uffici della loro attività sottraendo illecitamente corrente da un vicino stabilimento. Per loro è così scattata la denuncia in stato di libertà per furto aggravato.